Neva Papacristu e Luigi Maria Epicoco. Allora, grazie a entrambi per essere qua con noi a celebrare i nostri 20 anni. Vi dico brevemente chi sono, anche se immagino che molti di voi li conoscano e chi non li conosce avrà già letto sul sito le loro biografie. Neva è insegnante di Dharma, Neva Papacristu, insegnante di Dharma secondo la tradizione Theravada, che è la tradizione buddista più antica. Quello che fa la scuola Theravada è di cercare di tramandare la radice originaria degli insegnamenti e Neva si è spesa molto per questo. Neva conduce e guida a Roma Ameco, che è l'associazione per la meditazione di consapevolezza, che ormai ha quasi 40 anni. Lei la fondò insieme a Corrado Pensa. Corrado è stato tante volte da noi in passato e Corrado è morto a fine febbraio, il 29 febbraio tra l'altro, è morto appunto in un giorno che esiste solo, esatto, in un giorno che non esiste. Quindi magari non è proprio morto. E noi eravamo molto legati a Corrado, che tante volte è venuto qui a portarci la sua saggezza, le sue parole. Mi piace, se ne è d'accordo, dedicare a Corrado questa nostra serata, questa nostra apertura, anche perché Corrado era un uomo che rispetto al fatto di sbagliare ti sapeva dare quello sguardo che ti diceva ma sì, dai. Va bene così, un piccolo inciampo va sempre bene. E Neva e Corrado hanno scritto insieme alcuni libri, anche perché poi alla fine troverete in fondo un bookshop curato dalla libreria Golem, quindi se poi sarete interessati cito Affrettati piano e Dare il cuore a ciò che conta, entrambi pubblicati dalle edizioni Ubaldini. Luigi Maria Epicoco, sacerdote, teologo, scrittore, una laurea in filosofia, un dottorato in teologia morale, insegna filosofia alla Pontificia Università Lateranense e alla Facoltà Teologica dell'Aquila. E tiene conferenze, tiene seminari, e si occupa di esercizi spirituali, scrive tanto. E quello che fa, e tanto è bene, e quello che fa Luigi Epicoco nelle sue, quando scrive, di riuscire a intrecciare la teologia molto anche con la letteratura, tanto con la letteratura classica quanto con la letteratura contemporanea, no? Ma lui ha esplorato da Virgilio a Cormac McCarthy, che insomma, che chi era con noi per l'anteprima in cui Luigi Locascio ha letto La strada, ecco, sa bene quale densità anche metafisica si trovi lì dentro. Tra pochissimi giorni uscirà il nuovo libro di Luigi Epicoco, La forza della mitezza, che è una navigazione nel Vangelo, che uscirà tra poco ma è già qua. Anzi, Luigi stesso l'ha visto qua per la prima volta, quindi è stato un momento di epifania. E poi ringrazio Simone Campa, che al momento non è più lì, ma ci tornerà, che ha fatto questa sonorizzazione iniziale per metterci già in un'atmosfera insomma, di riflessione insieme, e poi tornerà a condividere con noi un momento finale. Simone Campo è musicista, suonoterapeuta, sound designer, avremo modo di conoscerlo meglio. Allora, perché noi quest'anno parliamo di imperfezione? Parliamo di imperfezione un po' perché appunto facciamo i 20 anni di Torino Spiritualità e allora davanti a un anniversario così tondo, visto che a noi piace insomma percorrere sempre luci e ombre, ci è sembrato che fosse bello incrinare un po' la rotondità di questo anniversario. E allora trattiamo l'imperfezione, trattiamo l'inciampo, trattiamo anche la stortura. Tra l'altro il ventennale, la 20ª edizione, quando tu la vedi scritta poi sono 2x, quindi anche questo un po' ci ha suggestionato, sono le tipiche, insomma, il segno dell'errore, no? più della x e nulla. E poi perché è oggettivamente l'errore forse il tema più democratico che ci sia, cioè forse il secondo tema più democratico che ci sia, perché il primo tema era la morte, ma ce lo siamo già giocato l'anno scorso, non potevamo riproporvelo, quindi abbiamo guardato quale fosse il secondo tema più democratico. E è democratico perché io penso, noi siamo qua parecchie centinaia di persone, io credo che nessuno di noi possa dire di non aver compiuto un errore nelle ultime 48 ore, di non aver sbagliato un'azione, un gesto, aver sbagliato parole, aver risposto come non avrebbe voluto. Credo che veramente nessuno di noi possa dire di essersi mantenuto all'altezza dell'asticella della perfezione che abbiamo in mente, perché la coltiviamo noi, questa idea di perfezione, o perché qualcuno ce la suggerisce. Ho detto 48 ore, avrei potuto dire 24 o 12. Vi chiedo solo se mi sentite bene o se c'è troppo riverbero. Sento molto riverbero, non vorrei che non... C'è modo di togliere un po' di altro?
Provo ancora, forse così. Perché prima funzionava meglio, ma... Pronto? Mi sentite? L'abbiamo fatta apposta. L'imperfezione. No, vi dicevo appunto che penso che davvero nessuno di noi possa dire che nelle ultime ore non si è trovato a fronteggiare l'idea dell'imperfezione, l'imperfezione propria, l'imperfezione degli altri, l'imperfezione del mondo. Io ho detto 48 ore, ma penso si possa dire 24 ore, 12 ore. Insomma, gli errori ci accompagnano. Se qualcuno di voi non ha sbagliato nelle ultime ore, intanto complimenti. Forse non ve ne siete accorti, ma probabile abbiate sbagliato ugualmente. E se proprio invece no, è stata una coincidenza astrale molto fortunata, però non vi abituate, perché tendenzialmente l'errore vive accanto a noi. E per questo noi gli dedichiamo un festival, perché siamo tutti degli erroristi, siamo tutti in qualche modo, in qualche momento della nostra esistenza, degli sbagliati. E allora abbiamo pensato di darci un posto giusto per essere sbagliati, e quest'anno Torino Spiritualità è il posto giusto per chi è imperfetto, quindi spero sia un po' il posto giusto per tutti noi. Adesso noi proveremo, attraverso le parole di Neva e di Luigi, a prendere confidenza con la nostra imperfezione, perché una cosa che mi preme dire comunque è che questa edizione non vuole essere un elogio dell'errore, perché ci sono degli errori, alcuni sono molto creativi, alcuni aprono delle strade, però ci sono anche degli errori che cadono molto pesantemente su chi li compie e sugli altri, ci sono degli errori che sono davvero dei magli potenti, e quindi un elogio dell'errore sarebbe forse una cosa un po' cieca. Non è però neanche un disperarsi per la nostra fallibilità, è davvero un provare a prendere confidenza. Nel prendere confidenza ci guideranno oggi due tradizioni spirituali, e guarderemo all'esempio di due maestri, che sono il Buddha e Gesù. Dunque io lascio la parola ai nostri ospiti e spero che, come abbiamo intitolato questa nostra primo appuntamento, possa essere un'occasione per imparare a maneggiarci tutti con un pochino più di cura. Grazie. Grazie mille. Allora, è dopo i ringraziamenti, sono veramente molto contenta e onorata di essere qui, di essere invitata con Luigi Maria, che tra l'altro i suoi libri mi sono stati sempre di grande conforto e ispirazione, quindi ho proprio modo di ringraziarlo personalmente. Armando ormai è un amico, e quindi gratitudine eterna. Allora, e grazie a voi di essere venuti numerosi, e veramente grazie. Il tema dell'errore, come potete immaginare, in 20 minuti esporre l'errore dal punto di vista dell'insegnamento del Buddha, perché è quello di cui so un pochino, non è facile. E diciamo che in questi giorni che cercavo di preparare questi 20 minuti, la mia più grande difficoltà è stata riuscire, dovendo fare una sintesi, arrivare al sodo, che non è facile. E volendo individuare come il Buddha ci parla dell'errore, comincerei col dire che l'errore in ambito buddista è solo l'errore etico. Tutto ciò che compiamo intenzionalmente, che sia non buono, usiamo la parola buono, quello è l'errore. Quindi, in un celebre discorso, il Buddha dice che tutto il suo insegnamento, molto sintetico, è riuscire a riconoscere le azioni non salutari della mente, della parola e del corpo, e riuscire in virtù di questo riconoscimento a scegliere ciò che è salutare. Nell'insegnamento del Buddha ha un grande rilievo il binomio salutare e non salutare. Allora potremmo dire che l'errore lo compiamo quando agiamo in maniera non salutare, cioè in una maniera che non ci fa bene. Il Buddha, parlando della nostra natura, non della sua natura, della nostra, di tutti, dice che la nostra mente è chiara e luminosa, cioè indica in ognuno di noi la possibilità di essere già perfettamente realizzati.
però sottolinea, è offuscata da inquinanti passeggeri, che sono tradizionalmente riassunti in tutti quegli atteggiamenti mentali, verbali e fisici che sono dominati da avversione, da attaccamento e da confusione. Quando la mente dimentica di essere naturalmente chiara e luminosa e si identifica con questi oscuranti della mente, allora la mente perde la sua luminosità, ma solo provvisoriamente. Quindi potremmo dire che tutto l'insegnamento, il cammino che ci ha illustrato con i suoi discorsi il Buddha, è un cammino volto a riconoscere l'errore, e non è un caso che lo strumento primo è proprio la consapevolezza, la presenza mentale, ossia compio un errore e grazie allo sviluppo della consapevolezza, della presenza mentale, lo individuo. Allora capiamo che qui non stiamo parlando dell'errore che posso compiere in ufficio, dell'errore che posso compiere magari con mio figlio, qua stiamo parlando di una categoria di errore che è, potremmo dire, di natura etica, dove etico si intende proprio il comportamento e l'abitudine verso il bene. Certamente noi potremmo dire che anche negli errori, quelli che compiamo nel lavoro, quelli che compiamo con i nostri figli, spesso li facciamo anche perché c'è poca attenzione. Cioè in realtà spesso gli errori nascono da una disattenzione o, guarda caso, da una non cura. Quindi potremmo dire che quando si è in un cammino abbiamo sempre due modi di lavorare. Un modo sull'errore. Un modo è quello quotidiano, quello in cui tutte le persone si accorgono di sbagliare, quindi vedono l'errore nel quotidiano, non so, hanno comprato troppa cosa e le dovranno buttare, piuttosto. Però lì a un certo punto subentra anche il modo, quello della presenza mentale, ossia come accolgo questo errore? Mi colpevolizzo? Mi giudico? Cerco colpevoli per averlo compiuto, non me ne curo. Nell'ambito di uno sviluppo, di una coltivazione, di una presenza mentale e di una coscienza etica, ogni errore può trasformarsi in un'occasione di risveglio, perché l'errore tradizionalmente fa sentire rimorso. Cioè, se facciamo un errore, in genere ci dispiace, chiamiamolo colpa, disagio. Ecco, allora, quel momento può essere un'occasione di umiltà, qualità considerata dalle più grandi tradizioni religiose. Senza umiltà non si cresce. Quindi, una cosa molto bella è quella di non considerare l'errore io ho fatto l'errore, a me è capitato, perché questo rafforza l'orgoglio e quindi rafforza la sofferenza legata all'errore. Invece riuscire, grazie anche a quel senso di inadeguatezza che l'errore ci fa percepire, cominciare a esplorare il campo, l'area, per esempio, dell'umiltà. Cioè, ho fatto l'errore, e aggiungere amen. Cambia completamente la prospettiva, ci toglie il fardello, e quella energia che avremmo impiegato nel giudicarci o nel cercare colpevoli si trasforma in un'energia di consapevolezza, di presenza, di comprensione. Per esempio possiamo valutare anche qual è la gravità dell'errore. Alle volte l'errore di per sé non è grave. È grave come ci fa sentire. Cioè, ho fatto una brutta figura, magari l'altro dice, vabbè, ha detto una stupidaggine, ma per noi può risuonare come una cosa gravissima. Quindi potremmo dire che l'errore, l'inciampo, l'imperfezione, se si è in un cammino interiore, diventa una, potremmo dire, proprio un dono,
una possibilità per risvegliarsi a tutta quell'aggiunta di sofferenza che spesso è una sofferenza autocentrata, che non dà spazio anche all'accettazione che siamo esseri imperfetti, e la quale imperfezione forse è anche un dono, perché ci consente di crescere. Pensate che bello la differenza tra invecchiare e crescere. No, noi siamo abituati a considerare che la crescita finisce, non so, con l'adolescenza, dopo la pubertà. Immaginate che in realtà la crescita è continua. Non immaginate, è continua. Solo che da un certo punto in poi pensiamo invecchio. Ma quello che cambia in realtà è che sarebbe molto grave smettere di crescere a qualsiasi età, perché la vita ci è data proprio per imparare. E la cosa che a me ha sempre più colpito del buddismo, che vede nel male, esiste il male nel buddismo, esiste questi famosi inquinanti, no, che ho appena riassunto, attaccamento, avversione, confusione, ma sono molti, però lo vede come un qualcosa di estremamente condizionato, cioè temporaneo, mentre vede in ognuno di noi una capacità di dimorare nel bene, nel buono, e quello sì è senza tempo. E mi ricordano molto le parole del Vangelo di Giovanni, della lettera di Giovanni, quando dice: Dio è amore, chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in Lui. Vedete come, perché Dio è amore, lo possiamo capire. Chi dimora nell'amore dimora in Dio, beh, pensiamo che siamo fuori di noi e Dio in Lui. Quindi è un percorso che parte dall'unità per arrivare all'unità. Quindi se si è in un cammino interiore, potremmo veramente dire che tutto è grazia, perché tutto diventa un'occasione per crescere. Ma la cosa più importante è capire quello che un tempo si diceva: solo se hai fatto del male a qualcuno è sbagliato. Sapete i modi di dire di una volta, no? Si diceva: no, ma che fa? Beh, solo se si fa male a qualcuno si sbaglia. È vero. Cioè, riuscire anche a comprendere che spesso consideriamo errori quelli che sono delle prove dalle quali il nostro ego risulta sminuito. E quindi ci sono degli inciampi che quasi quasi ci dicono: guarda che non sei perfetto come vorresti essere, o come temi che gli altri vedano che non sei. Ma quelli in realtà, da una prospettiva dell'eternità, sono veramente solo occasioni di risveglio. Viceversa, riuscire a coltivare attraverso una sempre più autentica intenzione di cura per noi stessi, anche una maggiore, più autentica intenzione di cura per gli altri. Cioè riuscire a comprendere sempre di più come la sensibilità etica ha molto a che fare con quanto anche rispettiamo la nostra stessa fragilità. Tempo fa, proprio nella mia associazione, feci un corso che si intitolava Fragile, maneggiare con cura, perché desideravo fare, come dire, riflettere insieme ai miei amici, alle mie amiche, sul fatto che la nostra stessa fragilità richiede molta tenerezza, molta cura, ma una volta che abbiamo imparato a trattarci con tenerezza, in quello stesso momento sarà più facile che ci verrà spontaneo trattare con tenerezza anche gli altri. Proprio pochi minuti fa mi è stata fatta una breve intervista e mi è stato chiesto: qual è il primo errore che ti ricordi che hai fatto? Io mi sono messa là, muble, non me lo ricordavo, cioè, no, ma prova a ricordarti. E ho sentito, poi dopo l'ho detto dopo, un moto di enorme gratitudine per mia madre, per mio padre, ma in particolar modo per mia madre, perché di fatto
qualsiasi errore io avessi fatto da bambina non mi è stato mai presentato come un errore, cioè non è stato mai motivo di rimprovero, è stato occasione di un insegnamento, di imparare a crescere. E addirittura mi sono ricordata che quando ho cominciato a prendere, una volta ho preso un 2, sono tornata a casa molto addolorata e mia madre mi ha detto: dobbiamo festeggiare, perché un 2 ti rende molto più forte che tutti quei 7 che prendi sempre, perché nella vita sbaglierai, capiterà il momento che sbaglierai, dobbiamo festeggiare questo momento, perché imparare a sbagliare ti renderà più forte. Da un lato ti farà impegnare di più, ma da un altro ti farà accettare che sbagli. Questo è mia mamma, però non è il Buddha, però diciamo che sicuramente ha avuto un buon influsso nella mia vita. Ecco, il Buddha dice: non sottovalutare il potere del male. Più sceglierai il male e piano piano, come le gocce riempiono una giara d'acqua, allo stesso modo la tua mente verrà sovraffatta dal dolore. L'equivalenza di male è sofferenza. Cioè più fai il male e più soffri. E poi di nuovo, non sottovalutare il potere delle azioni buone, perché gradualmente, così come una goccia dopo l'altra riempie una giara di acqua, le tue azioni buone si trasformeranno in più saggezza e in più felicità. Ecco, a me una cosa che è molto sempre piaciuta dell'insegnamento del Buddha è quello di associare il bene alla gioia, la sofferenza, il male alla sofferenza. E lo vediamo quando siamo poco consapevoli, quando distrattamente compiamo azioni di cui poi dopo ci pentiamo, quello che sentiamo è la sofferenza. Quando invece siamo riusciti a essere gentili, siamo riusciti, come dire, a restare umani lì dove magari la tentazione sarebbe stata quella di cedere, poi siamo più contenti. Quindi credo che una grande importanza ce l'abbia, questo in tutti i cammini, il riscontro, il cammino va verso la via giusta nella misura in cui diventiamo più capaci di volere bene a noi stessi e più capaci di volere bene agli altri. Non è un caso che ama il prossimo tuo come te stesso. Quello è la cartina tornasole che ci dice se stiamo progredendo nel nostro cammino. Io ricordo anni fa facemmo un ritiro spirituale nella parrocchia dove nostro figlio era scout e dove stava per fare il percorso per la prima comunione, e ci fecero fare un ritiro. E c'era questo parroco, Don Antonio, persona meravigliosa, il quale disse: ma non credete che perché venite a messa siete meglio di quelli che non vengono a messa? Dovete essere sempre buoni, non solo a messa. E allora, perché c'erano dei genitori che avevano notato che c'erano dei figli che facevano la comunione di genitori che non andavano a messa, e sono andati a dirglielo a Don Antonio: cioè, guarda che lui, i suoi genitori a messa mica ci vengono. E Don Antonio fu quasi indignato, lui disse: ma non usiamo la messa contro gli altri, usiamola per gli altri. E a me mi colpì molto, perché sentii quanto c'è l'incontro delle vie, l'incontro, le persone. Non è un caso che chi si dedica alla preghiera, chi si dedica al cammino interiore, ha una grande facilità a dialogare con i compagni di cammino, anche se non si segue lo stesso cammino. Questa, l'apertura interreligiosa, credo che sia uno dei doni più belli di questi nostri tempi, sempre di più. E appunto, concludendo queste riflessioni,
vorrei semplicemente, vorrei leggere una piccola poesia di una mia allieva che tra l'altro è qui, scusate, che è piccola, cambio occhiale, la mia allieva si chiama Deborah Nave, e volevo concludere con una piccolissima poesia. Sono tutte belle di questo libro di lei, ma dobbiamo, i minuti corrono. No, non era pagina, ah, 16, eccola qua. Inquietudine, mi sto forse impedendo di accogliere la potente energia? E se accogliendola mi accorgessi di essere gioia? E se non definissi né gioia, né inquietudine, né potente, e semplicemente mi lasciassi fluire, talmente semplice da sembrare assurdo, lasciamoci stupire e vedremo la meraviglia ovunque. Ecco, secondo me il cammino è proprio questo, lasciarsi sfuggire e vedere la meraviglia ovunque, anche nei nostri errori. Grazie per la vostra attenzione. Luigi Maria Epicoco, a te la parola. Innanzitutto grazie di questo ascolto che mi fa bene, grazie ad Armando, a questo festival, e sono molto felice di trovarmi ancora una volta in questa iniziativa che secondo me ha qualcosa di profetico, perché in un mondo come il nostro, che è tutto costruito sul fare e sulla performance, dire qualcosa su una zona molto fondamentale che ciascuno di noi ha, la spiritualità, è qualcosa di sempre attuale, di sempre utile, e forse è profetico perché se vogliamo trovare delle direzioni che ci tirino fuori anche da quelle che sono le nostre situazioni attuali, le nostre crisi, non dobbiamo rivolgerci a delle idee geniali, ma dobbiamo tornare in una parte di noi stessi dove si costruisce il futuro, dove si costruisce il bene, dove si costruiscono le decisioni. Le guerre che facciamo fuori molto spesso ce le abbiamo dentro, e quando una persona ha risolto le guerre che si porta dentro, c'è speranza anche che ci sia una pace fuori ciascuno di noi. E creare un festival dove si parla attraverso tanti alfabeti di questo lato spirituale della vita, e questi alfabeti dialogano tra di loro, diventano una provocazione, non semplicemente una professione di fede, ma una strada possibile, una direzione da prendere. Ecco, è un debito di gratitudine che io ho sempre nei confronti di Torino Spiritualità. Vorrei partire in questa mia brevissima riflessione da un'idea che apparentemente può sembrare astratta. Quando noi pensiamo a Dio, ovviamente c'è un attributo che gli diamo. Dio è perfetto. La perfezione è qualcosa che si contrappone invece all'imperfezione. E noi siamo creature, siamo esseri umani. La nostra caratteristica principale è l'imperfezione. Allora, Dio è perfetto e noi siamo imperfetti. Partendo proprio da questa grande distanza che può sembrare che esista tra Dio e ciascuno di noi, la prima cosa che dobbiamo dire ad alta voce è che tutte le volte che noi facciamo l'esperienza della nostra imperfezione, in fondo stiamo facendo l'esperienza del nostro essere umani, cioè ci stiamo ricordando che siamo umani. E questo non è un male, ma è assolutamente un bene. Un male nella vita viene quando tu ti dimentichi di essere umano, ti dimentichi della tua creaturalità. Perdi la tua dimensione, ti ammali di una sorta di delirio di onnipotenza. Allora l'errore, l'inciampo, l'imperfezione ti costringono a rimettere i piedi per terra. Ti ricordano che sei semplicemente un uomo, una donna. E non c'è niente di male in tutto questo.
di riprendere confidenza con la nostra terra, col nostro fango. Dio respira nella nostra terra, nel nostro fango. La nostra vita parte dall'umiltà della nostra creaturalità. Allora, quando noi cominciamo a guardare le cose da questo punto di vista, cominciamo ad entrare in uno sguardo inedito, che è lo sguardo di Gesù. Gesù porta nella sua predicazione qualcosa che assolutamente rompe con la tradizione anche dei suoi contemporanei. Tutte le volte che noi pensiamo a un'esperienza religiosa, a un'esperienza spirituale, la immaginiamo appunto come un cammino di perfezione. E intendiamo per perfezione che prima siamo imperfetti e poi a un certo punto diventiamo perfetti. Ma in che cosa consiste questo cammino di perfezione? Dentro ciascuno di noi consiste nel fatto che nella nostra testa abbiamo un'immagine ideale di ciascuno di noi. E man mano noi diventiamo perfetti, mano a mano che assomigliamo a questo io ideale che ci siamo disegnati dentro la nostra testa. Quando invece ci distanziamo da questa immagine ideale, è lì che proviamo il dolore e la sofferenza. Quindi il nostro dramma e la nostra sfortuna è che tutta la nostra spiritualità e tutta la nostra esperienza di fede in realtà non è né con Dio né con noi stessi né con gli altri, ma semplicemente con un'immagine ideale che ci siamo costruiti di ciascuno di noi. Come si traduce questo in termini religiosi? Ad esempio, il seguire le regole per sentirsi migliori degli altri significa avvicinarsi a un'immagine ideale. E siccome io sto perseguendo questa immagine ideale, tutti coloro che non seguendo le regole non si avvicinano a questa immagine ideale sono eretici, sono peccatori e quindi vanno scartati, sono impuri. La predicazione di Gesù non è sull'immagine ideale. Lui sì che predica una perfezione, ma non è la perfezione dell'immagine. Il cristianesimo ci invita a diventare perfetti in un'unica cosa, perfetti nell'amore. E che cos'è la perfezione dell'amore? La perfezione dell'amore è innanzitutto essere felici di essere noi stessi e riprendere di nuovo confidenza con quell'originalità che nasce proprio dal fatto che ciascuno di noi è unico e irripetibile. Se noi fossimo tutti perfetti saremmo seriali. La nostra unicità viene data proprio dalla nostra imperfezione. Mi verrebbe da dire che ciascuno di noi è imperfetto in maniera unica. La sua unicità è proprio nella sua imperfezione. Allora Gesù, avvicinandosi alla vita concreta delle persone, le vuole intercettare non nella loro immagine ideale. In che cosa consiste l'immagine ideale? Gesù dice: non sono venuto per i sani, ma per i malati. Allora, quelli che pensano di essere sani, ecco l'immagine ideale, non possono capire niente della sua predicazione, perché la loro affezione è a questa immagine ideale di essere giusti, di essere sani. Non sono venuto per quelli che pensano di non avere bisogno degli altri, sono venuto invece per quelli che sono frantumati dall'esistenza, quelli che si sentono profondamente bisognosi degli altri. Hanno toccato la loro miseria, il loro errore. Allora sembra che Gesù trovi il modo di entrare realmente nella vita delle persone avvicinandosi con cura proprio al loro errore. Ed è lì che comincia a impartire una lezione unica, irripetibile. Se noi leggessimo la Bibbia, dimenticandoci per un istante di tutti i miracoli, delle cose eccezionali che molto spesso attirano la nostra attenzione, se ci prendessimo ad esempio dei Vangeli, semplicemente alcuni atteggiamenti di Gesù, il modo con cui lui guarda, il modo con cui lui tocca, il modo con cui lui si relaziona o non si relaziona, capiremo moltissimo del suo insegnamento. Ci renderemo ad esempio conto che quando i Vangeli ci parlano di una malattia, quando ci parlano di qualcosa che si manifesta anche somaticamente sul corpo di una persona, il problema reale non è quel problema. E che in realtà quella cecità, quell'essere zoppo, sordo, muto, quell'avere la lebbra, quell'essere morto, rappresentano un impedimento alla vita. Allora la vicinanza con Gesù non fa scomparire semplicemente quel sintomo,
ma semplicemente libera quella persona da ciò che gli impedisce di poter vivere la sua vita fino in fondo. Non li fa diventare superuomini o superdonne. Non cambia la loro vita perché li idealizza. Non cambia l'indole di Pietro, di Giovanni, di Giacomo. Non cambia la passionalità di un Tommaso, di un Natanaele. Non cambia le lacrime, la parte emotiva di una Maddalena, la delicatezza di Maria. Non cambia il savoir-faire di Marta, la timidezza di Lazzaro. Non fa niente di tutto questo. Invece, nella nostra idea di perfezione, il timido deve smettere di essere timido. Le persone che sono estremamente affaccendate devono smettere di essere affaccendate. Quelli che ascoltano troppo devono diventare più concrete. Cioè, noi pensiamo sempre alla perfezione come un cambiamento delle persone. Gesù vuole restituire le persone a se stesse e le vuole restituire all'immagine più bella di loro stesse, che è un'immagine concreta, è la versione positiva di ciascuno. Questa è una cosa, secondo me, straordinaria, cioè il fatto che tutta l'esperienza cristiana è sì liberazione dal peccato, ma inteso come quell'errore che impedisce alla vita di fiorire, che impedisce alla vita di essere qualcosa di vivo, che la rinchiude, che opprime il potenziale che c'è dentro la vita di ciascuna di queste persone. A me piace sempre citare alcuni dei migliori amici di Gesù, perché secondo me in questi amici che sto per dirvi ci sono tre personalità significative in cui Gesù, avvicinandosi a ciascuno di loro, li rende pienamente se stessi, senza cambiarli, ma restituendoli a se stessi, incontrando ciascuno però nel loro errore, in ciò che gli impedisce di essere profondamente se stessi. Mi riferisco a Marta, Maria e Lazzaro. Sono tre dei suoi amici, ma sono davvero amici. Pensate che Gesù, prima di iniziare il tempo della passione, quelle ore che lo porteranno all'apice del suo destino, vuole sostare a casa, a Betania, proprio di questi tre personaggi, Marta, Maria e Lazzaro. Vuole stare con loro. Come tutte le persone di questo mondo, quando devono affrontare qualcosa di importante, si vanno a cercare le persone con cui c'è più feeling, con cui ci si sente molto più voluti bene. Bene, ciascuna di queste persone è unica e irripetibile. Ad esempio, Marta è una personalità forte, una di quelli che non ha difficoltà ad entrare in relazione. Potremmo dire in una maniera quasi dialettale, ad attaccare discorso. Non a caso è proprio lei ad intercettare inizialmente Gesù e a portarlo a pranzo a casa. Ma c'è qualcosa nell'estrema concretezza e relazionalità di questa donna che è di impedimento. E cioè, tu puoi talmente tanto essere assetato di relazioni e di cose da fare. Quanta gente io incontro che mi dice: io sono curiosa di tante cose, vado qui, vado a destra, manca, viaggio, leggo, ascolto musica, vedo dei film, parlo con le persone, mi piace conoscere tanta gente. Ma tutto questo fare molto spesso può diventare un rumore che ci impedisce di ascoltare davvero la vita. Allora non significa di smettere di essere così. Significa di recuperare un atteggiamento più contemplativo in un movimento che ci fa essere eccessivamente agitati. La vicinanza con Gesù cambia Marta. Marta rimane la stessa, rimane quella che sa preparare il pranzo, rimane quella che riesce sempre a prendere l'iniziativa, ad entrare in relazione, ma la vicinanza con Gesù a un certo punto le dà di nuovo un punto focale. È come se diventasse capace di non perdere l'essenziale e se stessa, ma nella sua versione migliore. E poi c'è Maria, che noi l'abbiamo sempre tanto elogiata, in realtà la elogia anche Gesù, si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta, è un animo più contemplativo, più introverso, più capace di ascolto, di delicatezza, di empatia. Sapete, sono tutte quelle persone che hanno una grande sensibilità umana di mettere le persone a proprio agio, di sapersi sedere accanto, di non usare la propria parola per non far parlare l'altro, di ascoltare.
ma queste persone eccessivamente sensibili possono avere una grande maledizione. Sentono così tanto la vita degli altri da rimanerne in ostaggio. A volte avvertono così tanto la vita degli altri da rimanere seppelliti da questo sentire. E Gesù non vuole guarire Maria da questa empatia, vuole restituire un'empatia che però non la imprigioni, non la faccia diventare depressa, non la rinchiuda. Vi ricordate l'episodio in cui muore il fratello Lazzaro e Maria non riesce a uscire da casa, tende a chiudersi. Solo in un secondo momento si riesce a strapparla da quel lutto, a tirarla fuori. La vicinanza con Gesù cambia la delicatezza di questa donna, la sua capacità di stare al mondo. E poi c'è Lazzaro, che io scherzando dico che l'unico contributo che ha dato nel Vangelo è morire. Non c'è nient'altro che viene raccontato di quest'uomo, ma anche lì sono tutte le persone che fanno fatica ad essere vive, fanno fatica a trovare un proprio posto nel mondo. E sapete, ci possono essere tanti motivi per cui ci sentiamo spesso sbagliati, fuori luogo, e forse per tutta la vita ci sentiremo un po' così fuori posto, e non c'è niente di male. A volte dobbiamo passare la nostra vita un po' come Van Gogh, pensando di essere un po' al di fuori degli schemi, sentendo di essere sempre un po' di troppo, chiedendo sempre il permesso di stare al mondo. Anche quello è un modo originale, imperfetto di vivere, ma che a un certo punto ha bisogno di guarire, nel senso che non deve chiudere però la vita. Si può essere così ed essere capaci anche di saper stare a tavola, di costruire delle relazioni, forse poche, ma significative. Allora vedete, tutta la predicazione di Gesù non è puntare all'idealità, prendere le persone nella loro imperfezione e portarle a una perfezione. No, è redimere l'imperfezione delle persone. Le lascia imperfette, ma in maniera redenta. Le lascia con le proprie storture, ma mettendoci dentro un capolavoro di benedizione, di luce, di cambiamento. Le lascia profondamente uniche, irripetibili e umane, ma con una luce completamente nuova, diversa. Allora il cristianesimo non è più la gara ad essere i primi. Per questo a un certo punto noi leggiamo nella scrittura: gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non dobbiamo più farci la gara tra di noi su chi è il primo, perché ognuno di noi è unico, irripetibile, e più tu vivi questa esperienza spirituale, più ti lasci prendere per mano da Gesù, più vieni accompagnato in questa relazione, che è una relazione, non è una tecnica, è una relazione. Questa relazione ti perfeziona alla maniera di Gesù, e cioè porta la tua imperfezione ad essere finalmente libera. Allora, credo che questa sia la cifra vera dell'insegnamento di Cristo. C'è un errore che parla di noi e un errore che impedisce la vita. Gesù viene a perdonarci dagli errori che impediscono la vita e ci restituisce gli errori come la professione d'identità di ciascuno di noi. Non c'è niente di male ad essere fragili, anzi, è in quella fragilità che tutta la bellezza di Dio si riverbera, e tutta la vita di Cristo è un tentare di restituire questa benedizione attraverso anche soltanto il suo sguardo. Voglio lasciarvi con un versetto del Vangelo, che è un versetto che a me ha sempre fatto molto tremare il cuore. È uno dei pochi casi in cui nel Vangelo si parla di una sorta di fallimento pastorale di Gesù, cioè uno di quei casi in cui la sua predicazione, la sua parola non portano apparentemente nessun cambiamento, anzi, il protagonista è un ragazzo, un ricco, che va da lui chiedendo che cosa si fa per essere felici. E dopo che Gesù parla con lui e questo ragazzo gli dice che in realtà è fin da bambino che tenta di mettere in pratica tutti i comandamenti, dice il Vangelo, e Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: una sola cosa ti manca. Va, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Però vedete,
tutta la rivoluzione è che Gesù si ferma, non dà più una spiegazione, ma offre uno sguardo carico di amore. Fissatolo, lo amò. Vedete, soltanto se siamo guardati così siamo veramente liberi, così liberi da poter dire di sì o di no. L'amore non ci obbliga ad essere migliori, ma ci dà la possibilità di essere migliori. Poi dipende da noi, dalle nostre scelte. Grazie. Grazie, grazie anche Luigi. Questa riflessione sulla nostra identità imperfetta, che è effettivamente qualcosa che noi fatichiamo tanto ad abbracciare, credo che spesso dipenda anche da una parola che avete usato entrambi, avete accennato entrambi alla disattenzione. Spesso sbagliamo per disattenzione, spesso sbagliamo per superficialità, forse più per disattenzione ancora che non per superficialità. Il Buddha sulla disattenzione è piuttosto radicale. Lui parla ai suoi discepoli e dice: guardate che non c'è nulla, come nessun errore come la disattenzione che sia capace di turbare la vostra coscienza e ferire la vostra coscienza consapevole. E l'attenzione nel buddismo è la parola sati, sulla quale poi tra l'altro voi avete molto lavorato e molto imperniato. Volevo chiederti di dirci qualcosa rispetto a come il Buddha concepisce l'attenzione. L'attenzione che ti fa errare un po' meno. Allora, l'attenzione, pensate, è talmente importante che nel buddismo viene in un qualche modo personificato il male nella forma di questa divinità, di questo essere che si chiama Mara, che cambia sembianze. E Mara è molto contento quando si può fare un po' di male, quando soprattutto non c'è possibilità di crescita. E allora si insinua nelle vite delle persone, infatti viene chiamato il maligno, l'ingannatore. Pensate che questo maligno, questo ingannatore che è apparso al Buddha e ai suoi discepoli, scompare appena il Buddha o i suoi discepoli dicono: Mara, ti ho riconosciuto. Ossia, la consapevolezza e la presenza, per la sua stessa presenza, la consapevolezza e l'attenzione, elimina il male. Talmente potente, perché se sei attento, se sei in un'attenzione di questo tipo, perché sati, l'attenzione di cui parliamo, non è l'attenzione interessata, non è l'attenzione che fai perché ti serve, è un'attenzione totale e gratuita, senza preferenze, quindi è intrinsecamente buona, equanime. Quindi perfino il maligno, quando viene visto con attenzione, scompare. Tant'è che ci sono tanti discorsi del Buddha in cui il Buddha esorta i suoi discepoli a dimorare nell'attenzione, nella consapevolezza, perché quello è un territorio protetto, cioè il male lì non può entrare. Quindi è proprio centrale. Anche a questa centralità dei luoghi in cui, cioè come dire, di una condizione nostra in cui possiamo accogliere l'errore, dimorare nell'errore, quindi dimorare nell'attenzione che ci insegna, sì, magari a non cadere in errore, ma anche nel caso in cui ci cadiamo in questo errore, probabilmente a viverlo in una maniera diversa. Mi piaceva molto una frase, così lancio questo spoiler del tuo nuovo libro. A un certo punto nel tuo libro, perché io l'ho già letto, a un certo punto tu dici, c'è una parte dove tratti il tema dello sbaglio e dici: casa è il luogo dove si può sbagliare, che mi è piaciuto molto, lo trovo piuttosto vero. Poi in realtà
ieri pomeriggio a casa facevo i compiti con mia figlia e dicevo no, non così. Però avevo ancora in testa questa cosa di casa dove si può sbagliare, ho detto che sto mettendo subito in discussione gli assunti di Epicoco, però vorrei chiederti di dirci qualcosa di più sul fatto che casa è il luogo dello su, dove si può. In questi giorni mi è stata fatta un'intervista e mi è stato chiesto che cos'è la mitezza? E ho detto, la mitezza è l'atteggiamento che noi dovremmo avere davanti alla nostra fallibilità. Noi ci arrabbiamo quando tocchiamo la nostra fallibilità. E invece la mitezza è l'atteggiamento con cui sappiamo accogliere anche la nostra fallibilità. E perché la mitezza è qualcosa che si avvicina moltissimo all'intimità? Perché quando tu sbagli, crolla la tua maschera, la famosa immagine di cui parlavamo prima. E quindi, per usare una parola che rende bene l'idea, tu sei messo a nudo. Dove puoi essere a nudo senza problemi? A casa, davanti agli occhi di qualcuno con cui c'è intimità. E quindi capite che il livello di intimità lo si misura da quanto siamo capaci di non occultare la nostra fallibilità. Quando tu sbagli davanti agli occhi di qualcuno e puoi permetterti di sbagliare davanti agli occhi di qualcuno, lì c'è casa perché c'è intimità. Non c'è per forza bisogno del vestito, della maschera, del palcoscenico, no? L'immagine può cadere e può emergere la verità di noi stessi. Che è una cosa diversa dall'essere sbracati davanti agli altri, eh? Cioè, non è un'immagine imbruttita di noi, ma è un'immagine in cui tu ti rendi conto che c'è davvero un'intimità profonda, c'è casa in una relazione, da quanto tu possa essere molto umano, molto umana e sentirti comunque amato. Attenzione che quando uno ama non significa che deve assecondarti nel tuo errore, ma che non fa mai diventare il tuo errore più grande di te. Ecco che cos'è l'amore. Allora mi piace pensare che casa è quel luogo dove uno può essere talmente tanto se stesso da poter anche sbagliare e allo stesso tempo da poter essere guardato così con tanto amore da poter di nuovo tentare e tentare ancora una volta, perché in fondo la vita noi la viviamo per continui tentativi. Adesso non siete a casa vostra, però mi farebbe piacere pensare che un po' Torino spiritualità per voi possa esserlo. Quindi rispetto a questo discorso di non occultare le proprie fallibilità, vorrei chiedere a entrambi qual è l'errore da cui voi sentite di dovervi maggiormente guardare, perché quella cosa lì si insinua spesso e screzia la vostra vita? Non è facile. La domanda non è facile, anche perché diciamo, non siamo tra amici, siamo tra tanti, sono tutti anche molto riservati. Allora io, dunque, l'errore dove tendo a ricadere è a quello di dare di più di quello che l'altro è capace di accogliere. Negli anni ho capito che è importante essere generoso, è importante amare, è importante, però molto importante è vedere gli altri, per cui è importante nelle relazioni non perdere un equilibrio. Io personalmente il mio più grande errore è che tendo, senza accorgermi, a proiettare i miei valori anche in alcune persone che magari questi valori non li hanno, e quindi magari il fatto di dare di più non si trasforma in gioia in loro, ma in peso e spesso anche in rancore, oppure in grande ingratitudine. Per cui io, arrivata a 60 anni, ho capito che devo imparare a dare con intelligenza. Questo è il mio errore. Grazie, Neve. Che poi vi faccio questa domanda, ma...
non perché voglia obbligarvi a, appunto, a mettere in piazza, ma perché penso che poi la ragione anche di questa edizione, che attraverso gli errori che siamo, gli errori che ci sentiamo più addosso, effettivamente riveliamo moltissimo di noi. Io trovo interessante la storia dell'umanità quasi di più se la leggi dal punto di vista degli errori compiuti che non dei conseguimenti. E penso che effettivamente sia davvero una sorta di... come dire, di luce puntata molto molto forte quella che squaderna il nostro errore, e sia molto rivelatrice, penso, per gli altri, per chi ci ascolta. È difficile, sì, molto dire i propri errori. Noi in questi giorni proveremo un po' a farlo un po' tutti, insomma, quando avremo voglia di raccontarceli. Ci sono delle circostanze durante il festival in cui c'è proprio la possibilità di mettere in circolo i propri errori e confrontarsi e capire che effettivamente il mio errore spesso è anche il tuo. Però appunto lo ritengo estremamente rivelatorio di ciò che siamo, quindi incastro anche te con la medesima domanda, Luigi. Pensavo ti fossi dimenticato e stavi andando a un'altra domanda. Io ne ho tanti, stavo cercando di sceglierne qualcuno più interessante, ma credo che forse però la caratteristica che è più erronea in me è l'ostinazione, che da una parte può molto aiutare, ma l'ostinazione può diventare testardaggine, cioè incapacità a cedere. Molto spesso invece nella vita bisogna imparare a lasciare. È l'unica maniera di essere condotti. Cioè ci sono tante cose nella vita che le decidiamo, anche attraverso la nostra volontà, i nostri desideri, le nostre cose. Ma poi bisogna avere la percezione di capire che c'è una testardaggine che fa male, perché ti impedisce di mettere il passo successivo. E quindi vi faccio un esempio molto concreto. Io vorrei lavorare 48 ore al giorno, ma non posso, il mio corpo mi ricorda che non posso. E quindi devo imparare a cedere a delle cose molto semplici, a dover dormire, mangiare, aver cura di me. È un esempio molto fisico, ma portatelo in tutti gli ambiti della vita. Allora, quando la vita contraddice quelle che sono i miei obiettivi, a volte la mia testardaggine mi fa andare avanti, ma poi so che soltanto nel cedere ne vengo fuori. E a volte faccio molta fatica ad abbandonarmi, a lasciare che sia la vita in qualche maniera poi a condurmi lì dove devo andare. Eh sì, siamo tutti un po' legni storti, noi l'abbiamo intitolato così questa edizione. Legni storti, tra l'altro, è una frase di Kant. Kant diceva che da un legno così storto quale quello dell'umanità non può venire nulla di dritto, che sembra una frase severa, ma io non la trovo... Trovo che sia un modo per dirci che originariamente siamo stortura. E quindi non si può... È vero che poi il Coelet ti dice che non si può raddrizzare ciò che non è dritto, non si può raddrizzare ciò che è storto, ma non si può neanche scartare ciò che è storto, perché se il nostro legno è un legno storto, allora bisognerebbe forse imparare a lavorare intorno ai nodi, non cercare necessariamente di rettificarlo. E questo mi porta a chiedervi: noi tendiamo a definire un legno storto, un errore, un'imperfezione, sulla base di un modello che ci diamo, in generale sulla base di una verità che riteniamo un assunto al quale adeguarsi in maniera, a volte anche un po' in maniera prona. Allora volevo domandarvi, chiedervi qualcosa sul tema di questa verità che noi modellizziamo, alla quale poi sulla base della quale definiamo una cosa storta, un legno non preciso, una persona tortuosa o l'irrealizzato. E Buddha anche dice che non bisogna prendere per buone delle verità, a meno di... Ma neanche dice le verità dello spirito, bisogna però verificarle sempre in primis. Allora, innanzitutto queste tue parole mi hanno ricordato con che commozione e con che gioia tutta la mia famiglia ha assistito alle Paralimpiadi. A proposito del legno storto, del concetto di normalità, perché... Tutte anche questi ragazzi, queste ragazze intervistate hanno dato una testimonianza di come l'ideale, l'idea di come uno, la normalità, l'ideale di perfezione sia qualcosa che in realtà
spezza le gambe invece che rafforzartele, e che paradossalmente avere una disabilità ha tirato fuori quella joie de vivre, quell'impegno, quell'entusiasmo che non ci sarebbe stato probabilmente se questo legno non fosse stato storto. Quindi credo che, ritornando proprio alle cose belle che diceva prima Luigi Maria, proprio il discorso dell'ideale. Quindi la verità dal punto di vista dell'insegnamento è molto semplice. La verità non può essere ideale. La verità è qui e ora. Il problema qual è? Che si intende la verità come qualcosa di assoluto. La esistenza è in continuo mutamento, è in continua evoluzione, quindi paradossalmente anche la verità di questo momento è in continua evoluzione, è in continuo cambiamento. Quello che rimane importante è lo strumento attraverso il quale percepisci il momento presente. Più lo strumento è, noi diremmo, puro, cioè non contaminato da attaccamento, avversione, confusione, superbia, pregiudizio, e più quella presenza ti permetterà di incontrare una verità vera che però è molto più profonda di quella che apparentemente vediamo, tant'è che colpisce che quando il Buddha insegna la presenza mentale, la insegna internamente e dice vabbè, deve essere mia, certo, è presenza mentale. Esternamente, cioè una presenza mentale rivolta all'esterno, ma anche internamente e esternamente, e lì diventa tutto confuso, perché ti fa comprendere come la verità è molto più complessa e quindi richiede una grandissima attenzione, e questa verità si rinnova, ma nel senso buono della parola. E ovviamente la caratteristica della verità è quella di essere senza pregiudizio. Ma se tu hai la verità, hai già un pregiudizio, perché la verità chiede l'entusiasmo della scoperta. Non so se mi sono spiegata. Ci ho provato. Grazie. Pensavo prima che quando Luigi parlava di Gesù, no, che lo prendiamo appunto come un esempio di chi è in grado di porre il dito dentro le nostre imperfezioni e dirci che però lì dove c'è l'imperfezione dimora anche la grazia. Beh, mentre il Buddha dai suoi dalle persone del suo tempo veniva guardato con stima, amore e devozione, in linea di massima. Sì, a parte suo cugino che lo voleva uccidere, tutti gli altri gli volevano bene. È vero. Gesù invece viveva una condizione diversa, nel senso da Nazareth può mai arrivare qualcosa di buono, quindi Gesù già sembrava essere uno sbagliato. In qualche modo Gesù era uno sbagliato. Il problema è che Dio si è fatto uomo, ma la cosa imperdonabile di Gesù è che si è fatto quell'uomo. Cioè, finché una cosa la reputi irraggiungibile, in qualche maniera tu parli di un'umanità, ma non puoi indicarla col dito, non diventa un volto, un tono di voce, un carattere, una delicatezza, un gusto, un sorriso, un pianto, un numero civico, una madre, un padre, cioè qualcosa di così indicabile, così verificabile, che a un certo punto dicono: ma noi conosciamo suo padre. Sua madre lava i panni qui alla fontana del villaggio, suo padre fa il falegname, il Messia quando verrà nessuno saprà da dove viene. Qui le cose sono due: o Gesù non è il Messia, oppure noi non riusciamo a capire che tutto quello che stiamo aspettando in realtà è nascosto nelle cose più ovvie, quotidiane e normali della nostra vita. E questo credo che sia un insegnamento potentissimo, quello che ci dà Gesù. Non dobbiamo aspettare qualcosa di eclatante a cui far aderire la nostra vita, ma che tutto quello che stiamo cercando è mescolato nella normalità della nostra vita, ma forse non abbiamo occhi capaci di accorgersi di questo, cioè di renderci conto che dietro ciò che noi reputiamo ormai scontato e normale c'è molto, ma molto di più. Allora, qui Gesù diventa imperdonabile, perché quell'uomo che, tornando nel suo villaggio, entra nella sinagoga, pronuncia una profezia e dice: oggi si è realizzata questa profezia, parlava del Messia, è inaccettabile.
E se voi ci pensate bene, parlavamo prima di pregiudizio, no? Se io ho deciso che mio marito non vale niente, allora capite che anche se mi dimostra qualcosa di diverso, io cancellerò, sarà un incidente di percorso il suo bene se ho deciso che non vale niente. Peggioro la situazione. Se io ho deciso di non valere niente, tutto il bene che mi capita nella vita è un incidente e quindi lo scarto. Allora si tratta di mettersi nella posizione in cui tutto quello che stiamo aspettando e che può cambiare la nostra vita, che può condurla da qualche parte, può arrivare in qualsiasi momento e in una qualunque situazione di normalità. E questo è cominciare a perdonare Gesù, perché è Lui. E quindi di conseguenza tutto ciò che ci ricorda Lui, tutte le nostre Nazareth, tutte le nostre quotidianità, tutte le nostre cose ovvie, tutte le cose che ormai diamo per scontato, perché la salvezza viene esattamente da dove noi non guardiamo più. Io vi chiedo ancora un'ultima cosa, la chiedo a entrambi, poi dopo proviamo a fare insieme un momento di silenzio contemplativo, in cui ognuno può prenderlo come un'occasione per riflettere sui propri errori passati, programmarsi il prossimo in modo da non farsi trovare impreparato. Faremo pochi minuti di silenzio insieme e poi a seguito del nostro silenzio invece ci saranno ancora alcuni minuti di una performance sonora fatta da Simone Campa, che continuerà ancora a essere un momento meditativo, e poi ci saluteremo. Nel complesso, insomma, staremo in questa sospensione per 10 minuti. Però voglio ancora chiedervi una cosa rispetto all'errore, che è una risorsa che mi sembra importante quando sbagli. A me è capitato pochi giorni fa, adesso, perché pensavo anch'io che c'era la conferenza stampa di Torino Spiritualità, il ventennale, quindi un momento importante, e io mi presento sul palco con la mia scaletta, per essere sintetico e conciso, e apro la scaletta e mi accorgo che mi sono stampato quella dell'anno prima, e quindi, cioè, avevo questa frase grossa: perché un festival sulla morte? No, non di nuovo. Però poi devo dire che è stato un momento anche divertente, perché poi ne abbiamo riso un po' tutti, no? E credo che l'ironia, e se si riesce anche l'autoironia, sia una grande risorsa rispetto all'errore. Che c'è l'autoironia nel buddismo? Perché Buddha raramente lo vedi sghignazzare. No, non mi risulta che ci fosse l'autoironia nel buddismo, però posso dire che c'è un grande maestro, un grande monaco della tradizione Theravada, della tradizione della foresta, Ajahn Sumedho, che per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, di vederlo su YouTube, è praticamente è una delle persone più divertenti, che una volta durante un ritiro importante, loro nella tradizione della foresta fanno ritiri molto lunghi di 40-60 giorni, allora era lì tutto, l'ha condiviso, per cui l'autoironia l'ha dimostrata che ci può essere anche in un grande monaco buddista. Insomma, era al 40° giorno di questo ritiro, quindi noi diremmo nella deep meditation, molto assorto, e a un certo punto in Thailandia, a un certo punto in un paesino vicino dove c'era questo monastero, c'era una sagra del paese dove suonavano la musica, una canzone che si intitolava Tell Lara I Love Her, cioè di a Lara che l'amo. Sumedho aveva dato il suo primo bacio con questa canzone. Quindi al 40° giorno del ritiro, dopo almeno 30 anni di vita monastica, ha sentito questa canzone, da che era nel Nibbana praticamente, ha sentito la nostalgia per la giovinezza, ha avuto quell'attimo di momento di ricordo del suo primo bacio, così, e lo racconta ridendo come un matto, dicendo: io che credevo di avere superato tutto, è bastata la canzone di una sagra e mi sono ritrovato ripiombato lì. Io credo che l'autoironia sia una delle cose più belle, che sia proprio un esempio anche di umiltà. Puoi ridere se sei umile, se no ti dispiace e basta. Per cui penso sia importante. E il nostro Gesù invece? Che anche lui non è che proprio ci sia un'iconografia dove lo vediamo. Ma siamo nella chiesa di San Filippo. Filippo è stato un capolavoro di che cos'è
quella santa allegrezza, quell'umorismo sano. Se dovessimo usare un'immagine di Lewis, vi ricordate le lettere a Berlicche, no? Capolavoro davvero di letteratura e spiritualità, questi due diavoli che si scambiano lettere su come far cadere un'anima. Io penso che noi potremmo tradurre in questo modo, dovremmo dire che il male ha lo scopo di farci prendere troppo sul serio. Lo spirituale invece ci tira fuori dalla paranoia di noi stessi e non c'è tecnica migliore di venire fuori dall'ipnosi verso se stessi, dalla paranoia verso se stessi, se non prendersi eccessivamente sul serio, ridere di se stessi. Ecco, la superbia è andare in paranoia con noi stessi, è davvero, concordo anch'io, l'umiltà invece è avere di sé un'immagine giusta, è imparare così che uno dei più grandi esorcismi nei confronti del male è non prenderlo sul serio. Lui invece vorrebbe moltissimo che lo prendessimo sul serio e che le questioni diventassero patologiche quasi. E quando invece si svuotano, come un uomo di grande spirito, come San Filippo, ecco, lì si vede che un grande mistico è uno che sa ridere molto di se stesso e anche del demonio. Grazie. Grazie Luigi, grazie Neva. Allora noi adesso rimaniamo qua e facciamo questa esperienza di silenzio tra Oriente e Occidente, trasversale tra le discipline, e sarà Simone Campa a darci un'indicazione sonora dell'inizio del nostro silenzio, poi ci darà una seconda indicazione sonora quando il nostro silenzio sarà terminato e toccherà a lui poi darci, insomma, crearci il contesto per riflettere ancora un po', soffermarci ancora un po'. Grazie.
Grazie. Grazie mille a Simone Campa e al suo gong, al suo fidato gong. Grazie a Luigi Maria Epicoco, che è stato, che ogni tanto prende così un rapido un treno, viene qua, poi torna subito a Roma, ma è bello, è molto bello che lui, insomma, abbia piacere anche di fermarsi poco, ma venire qui. E grazie Neva Papacristu.